brand che ha fatto del rapporto qualità-prezzo la sua arma vincente per anni, fornendo al mercato le soluzioni più intelligenti all'interno dei propri segmenti. Parliamo di Dacia, il marchio che dalla Romania ha conquistato l'Europa, dichiarando battaglia allo status symbol del Made in Germany. Proprio quest'anno, con l'obiettivo di lanciare l'ultimo affondo al mercato, quello italiano in primis, l'intero brand ha visto il proprio design sottoporsi ad un restyling, modernizzando logo e immagine, confermando di ascoltare le indagini di mercato per ringiovanire il brand. Il tutto ovviamente senza portare modifica al proprio cavallo di battaglia, il rapporto qualità-prezzo o, come lo definiscono in Dacia, best value for money, ma anzi ampliando l'offerta con tante novità e soprattutto aprendo al mondo dell'elettrificazione. Penso che lo sviluppo del valore del brand Dacia sia un elemento fondamentale, tanto per il costruttore, perché si ritorna ad un modello sano di business, ma anche per il cliente, perché ha finalmente, non la sensazione, ma la certezza di acquistare un prodotto che ha un valore e che non si svaluta minuto dopo minuto in maniera frenetica, che è un po' il modo di pensare, se vogliamo, che c'è stato sul mercato dell'automotive fino a poco tempo fa. Uno step importante quest'ultimo, allargando l'ibrido e l'elettrico all'interno di un parco motorizzazioni che continua a fare della semplicità il proprio cavallo di battaglia, con propulsori ormai ampiamente collaudati e garanzia di affidabilità. I pilastri fondanti del successo Dacia rimangono Duster e Sandero, che anche nell'ultimo anno si sono dimostrati fondamentali per Dacia, con risultati in controtendenza rispetto ad un mercato generalista in difficoltà, soggetto alla nuova offensiva asiatica. Al contrario, Dacia mantiene il proprio primato, guadagnando il podio vendite su ogni modello e anzi aumentando il proprio valore futuro, con una crescita di 3 punti. Anche questo 2023 si prospetta un anno all'insegna del giusto valore, della semplicità e per la prima volta anche dell'elettrificazione. Una nuova sfida che Dacia è pronta a cogliere, ma a modo proprio, come ci ha già dimostrato con Jogger Hybrid e Spring. Un SUV di medie dimensioni da utilizzare come unica auto per tutta la famiglia, quindi comodo per affrontare lunghi viaggi e che mi permetta di consumare poco tutti i giorni in città. Bene, se vi siete sentiti chiamati in causa in questa descrizione, sicuramente vi sarete immersi nel mondo degli sport utility vehicle ibridi, una marea di offerta in cui è facile annegare se non si hanno le idee chiare. Il segmento C rialzato, di punta ormai per quasi ogni brand, offre varianti per tutti, che si differenziano per gusto estetico, scelta di motorizzazione, allestimenti e fasce di prezzo. Qualche brand più di altri ha donato particolare attenzione alle linee dei propri SUV, proponendo una visione originale del segmento rialzato attraverso vari escamotage. Ci offre un esempio Cupra con il proprio cavallo di battaglia Formentor, un SUV in veste coupé, affusolato, muscoloso e dalla chiara impronta sportiva, che riesce a rimodellare in modo accattivante le proporzioni della piattaforma MQB, condivisa con le cugine tedesche del gruppo Volkswagen. D'altro canto, la veste coupé che tanto sta spopolando nelle rialzate di ultima generazione crea un interessante conflitto di design, in cui la forma non segue la funzione, creando nella maggior parte dei casi uno spazio nelle file posteriori non all'altezza dei centimetri esterni. Se riscontrate questo problema, sarà meglio prendere in considerazione altri costruttori, che prediligono volumetrie più squadrate a favore dell'abitabilità interna, come ci ha dimostrato Suzuki con la sua S-Cross. In questo caso la linea ideologica insegue la praticità, offrendo soluzioni intelligenti ma senza perdersi in virtuosismi stilistici, spesso non necessari. Questo perché la S-Cross vuole essere una vettura da ogni esigenza, per chi non sa cosa dovrà affrontare domani e vuole essere sicuro di farla al meglio, senza difficoltà. Non a caso, nonostante si tratti di una vettura dall'anima sostenibile, i tecnici giapponesi hanno dotato il SUV di trazione integrale. Questo vuol dire affidabilità su ogni manto stradale, con una trazione distribuita attraverso un albero di trasmissione e quindi gestita dalla meccanica e non da componenti elettroniche.
Queste ultime hanno invece un ruolo di rilievo nel definire il lavoro delle due unità, termiche ed elettriche, che troviamo sotto al cofano, per assicurare una spinta sempre adeguata, mantenendo la fluidità e la silenziosità che meritano i sistemi ibridi di ultima generazione. Sistemi, tra l'altro, sempre più evoluti, che con il tempo hanno migliorato le logiche di funzionamento, risolvendo in alcuni casi il famoso effetto scooterone degli inizi, in altri contenendolo. Primo imputato è il cambio, di solito a variazione continua come per Suzuki, in altri casi a doppia frizione come per Cupra, in altri ancora tramite convertitore di coppia. Quest'ultimo sistema lo troviamo a bordo di Tucson, SUV full hybrid, che ha siglato il nuovo percorso stilistico di Hyundai, offrendo originalità e praticità in una veste tecnologica per tutta la famiglia. Qui l'arma in più la troviamo nella dotazione di serie, estremamente completa fin dalla versione di accesso. Questo evidenzia il lavoro fatto in casa Hyundai per affacciarsi in punta di piedi al mondo premium e allo stesso tempo offrire un giusto rapporto qualità-prezzo. Non manca la possibilità di scelta, l'ibrido è infatti declinato in tre diverse varianti. In pochi, infatti, possono vantare nel proprio ventaglio di motorizzazioni un diesel mild hybrid, un benzina full hybrid ed anche un ibrido alla spina. Una polivalenza, quella di Hyundai, che alcune case hanno deciso di sposare, altre meno, concentrandosi sui propri cavalli di battaglia, come ci racconta Citroën C5 Aircross. Il brand francese ha portato la spina all'interno del proprio salotto su ruote, offrendo il massimo della tecnologia in termini di seduta, ammortizzatori ed assetto, ma sfruttando allo stesso tempo l'esperienza accumulata da Stellantis in fatto di elettrificazione. Avere a disposizione una piattaforma di successo abbinata ad un propulsore affidabile ha permesso agli ingegneri Citroën di elevare l'attenzione all'abitacolo di C5 Aircross, per una vettura che vuole vivere quotidianamente la città ma prestarsi con efficacia anche ai lunghi viaggi. Le motorizzazioni ibride alla spina o full si prestano principalmente ad un utilizzo in città. Questo non vuol dire che subiscano le limitazioni delle vetture elettriche quando si affrontano i lunghi viaggi, ma che per sfruttare al meglio il risparmio generato dalla componente elettrica, i chilometri orari devono essere bassi, a causa dell'efficienza energetica. Inoltre, ogni frenata crea elettroni che vanno a caricare la batteria, e in autostrada le frenate solitamente sono poche. Se invece siete soliti percorrere tanti chilometri a velocità autostradale, purtroppo il portafoglio ci porta ad una scelta di semi-sostenibilità, identificabile nei mild hybrid, ancor più convenienti se accoppiati al propulsore diesel, come avviene su Tucson. Appurato questo, a chi conviene scegliere un plug-in rispetto ad un full hybrid? Semplicemente a chi può permetterselo, e non si parla solo di soldi. Infatti, oltre al rincaro sul listino, le vetture alla spina hanno bisogno di fattori privilegiati per portare un risparmio, ovvero un insieme di lussi come un posto auto privato con allaccio di corrente, oppure una routine quotidiana stabile che ci permetta di trovare il tempo di ricaricare. Senza questi fattori fondamentali, la scelta ricade indubbiamente sulle motorizzazioni full hybrid, dotate di batterie più compatte ma anche di chili in meno sulla bilancia e quindi maggiore efficienza a parità di carica. Insomma, per fare la scelta migliore, le domande dovete porle a voi stessi prima che al venditore, perché nessuna vettura è migliore di un'altra, semplicemente è più adatta alle nostre esigenze e più sono dettagliate, più sarà facile la scelta. Dopodiché non resta che staccare l'assegno. Serie Sphere, Audi ci ha mostrato come ci sposteremo nel futuro, immaginando spider a due posti, spaziose monovolume e berline. Ora è giunto il tempo di guardare oltre l'asfalto con l'ultimo concept ActiSphere. Un crossover coupé da situazioni estreme con soluzioni tecnologicamente elevate ed uno stile di sicuro effetto scenico. Esternamente potrebbe sembrare una sportiva, ma la parte bassa della carrozzeria racconta un DNA differente. Poderosi cerchi da 22 ed una marcata altezza da terra raccontano la propensione al fuoristrada. Come
grande vettura di congiunzione tra più mondi, l'Audi Actis Fair riesce a portare novità tecnologiche mai viste, che le permettono di aumentare la praticità, in particolare grazie all'Active Back, ovvero un pianale di carico in grado di aprirsi, tipico dei pick-up, in cui poter riporre oggetti altrimenti proibitivi, come ad esempio delle bici. Anche all'interno dell'abitacolo è la tecnologia a farla da padrona, con un sistema denominato Mixed Reality, in grado di combinare il mondo reale e realtà virtuale attraverso gli specifici occhiali che garantiscono la giusta attenzione alle circostanze della strada, implementate da tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Per quanto riguarda il design, l'abitacolo presenta un continuo con la carrozzeria, imponendo linee marcate e nervature dal disegno minimalista. Nonostante si tratti di un concept, la nuova Active Sphere adotta la piattaforma PPE in collaborazione con Porsche ed un gruppo propulsore di rilievo, ovviamente ad elettroni. 442 cavalli e 700 Nm rappresentano il cuore pulsante di questo prototipo, mentre l'autonomia viene assicurata dalla batteria da 100 kW, garanzia di percorrenze fino a 600 km. Basteranno a mettere i bastoni tra le ruote al nuovo Cybertruck di Tesla?